È arrivato quindi il momento di dare la linea ad Alberto Zaglio, il protagonista dell'iniziativa Tesser per un giorno, nonché vincitore, che è salito a bordo della Honda CRV in versione 1600 ID.TEC a due ruote motrici. A te la linea, Alberto! Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati. Oggi ci troviamo in provincia di Mantova e più precisamente a Solferino. In questo novembre inoltrato vi portiamo infatti alla scoperta della storia dell'Italia. Qui a Solferino, nella seconda parte dell'Ottocento, si è svolta una delle battaglie per l'indipendenza più importanti per il nostro paese. E poi spazio anche ovviamente alla storia dell'automobilismo, con la quarta generazione di CRV, un'icona dal punto di vista dell'automobilismo internazionale. Per parlarci di CRV oggi abbiamo Alberto Zaglio, benvenuto Alberto. Grazie. Lui è il nostro vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno e potrà provare la versione 1600 ID.TEC a due ruote motrici della casa giapponese. Allora, fin da bambino sono sempre stato appassionato, mi hanno trasmesso questa passione il papà, il nonno, e sono sempre stato quindi coinvolto un po' in queste iniziative. Sono un amante, sì, come hai detto bene, delle auto d'epoca, è un mondo in cui mi sto avvicinando negli ultimi anni, però sono ovviamente amante anche dei motori di oggi e quindi di tutto ciò che comporta questo mondo, quindi seguo le vostre trasmissioni, mi piace informarmi, documentarmi sui nuovi modelli. Quindi come si muove anche il mercato. Bene, oggi andremo a scoprire proprio uno degli ultimi motori dell'ultima generazione della casa automobilistica Honda. Però prima di dare il via alla giornata, come sempre, conosciamo un po' meglio Alberto con la prossima clip. Ciao a tutti, sono Alberto Zaglio, ho 28 anni e sono di Desenzano del Garda, qui vicino. Nella vita mi occupo di commerciale, lavoro in una multinazionale, però oggi non sono qui per vendervi questo nuovo modello della Honda, ma sono qui per provare i pregi e i difetti insieme agli amici di Safe Drive. E infatti oggi, Alberto, scopriremo tutte le qualità di questa vettura insieme. Quindi a te le chiavi, diamo il via alla giornata. Volentieri, grazie. Quattro metri e mezzo di lunghezza, 1,80 m di larghezza, 1,70 m di altezza. Queste le misure della nuova Honda CRV che proveremo oggi con l'allestimento Lifestyle, uno dei più completi della gamma, che monta il nuovo propulsore ID.TEC 1600 da 120 cavalli. Per quanto riguarda il design, l'ultima nata in casa Honda si fa subito riconoscere da un frontale grintoso. Questi nuovi fari a LED e allo xeno delineano un po' quello che è la volontà di avere un look giovane e allo stesso tempo trendy di questa nuova vettura. Il modello è un due ruote motrici che però nonostante questo ha un'altezza da terra che può essere sfruttato sia in tratti di strada comuni tutti i giorni, ma anche più impegnativi, più insidiosi. Spostandoci verso la parte posteriore della vettura possiamo notare come queste linee spioventi racchiudono il bagagliaio forse il più ampio della categoria. 600 litri di carico che arrivano fino a 1600 abbattendo i sedili posteriori. Ed eccoci infine a parlare del nuovo motore della CRV, il 1600 ID.TEC da 120 cavalli. Questo propulsore si presenta come piccolo, però allo stesso tempo potente, in quanto ha un compressore a geometria variabile che riesce a sviluppare i 300 Nm anche a bassi regimi, intorno ai 2000 giri. Questo permette un'efficienza nei consumi, infatti la casa giapponese dichiara 25 km con un litro di consumo misto e un'emissione da intorno ai 120 grammi al chilometro. Vi ricordiamo che l'autovettura in prova oggi, con l'allestimento Lifestyle, la trovate da 29.800 euro. Sono finalmente alla guida della CRV con questo allestimento Lifestyle. Ci sono finiture di pregio, abbiamo un'interfaccia molto facile da utilizzare, la posizione di guida è molto comoda,
i sedili con finiture in pelle e in alcantara danno un tocco anche più sportivo, più giovanile. Infine, parlando del motore, possiamo dire che questo 1600 ID.Tech porta la CR-V da 0 a 100 in poco più di 11 secondi, con una velocità massima di 182 km/h dichiarati, senza chiedere troppo ai 120 cavalli del motore. Carissimi amici di Safe Drive, dalla provincia di Mantova ci siamo spostati sul lago di Garda e con questo bellissimo scorcio qui alle nostre spalle si conclude la prova a bordo della Honda CR-V. Come sempre però, prima di salutarci, sentiamo dal nostro tester Alberto tre cose che ti sono piaciute di questa vettura. Allora, ho apprezzato molto gli spazi interni, studiati bene e migliorati rispetto alle precedenti versioni. Per seconda mi è piaciuto il motore, risparmioso, consumi ridotti ma pronto, quindi anche a bassi regimi, bravi gli ingegneri della Honda. E come terzo aspetto, esteticamente è stata migliorata, più grintosa, adatta sia a un pubblico più giovane che alle famiglie, quindi ai più. Quindi Alberto, una vettura adatta un po' a tutte le esigenze. Assolutamente. Bene, allora cari telespettatori, la puntata di oggi, l'appuntamento di oggi con Tester per un giorno si conclude qui. Voi non perdetevi il prossimo numero di Automobilismo, dove troverete la recensione di Alberto e anche il suo articolo sul giornale.it. Scriverà infatti una recensione anche per il web. Per oggi è davvero tutto, io vi ringrazio e con Alberto vi salutiamo. Ciao! Ciao.